Quest'oggi prepariamo un condimento per la pasta con pancetta dolce a cubetti, il formaggio morbido di una marca che preferite e lo scalogno. Andiamo a tagliare lo scalogno in fettine. Priviamolo della parte che non può essere utilizzata. Lo poniamo nel padellino. Facciamo adesso soffriggere delicatamente lo scalogno in questo boccino di olio. Mi raccomando, non fatelo friggere troppo, deve imbiondire, non si deve scurire. Andiamo alla nostra postazione di lavoro. Sta friggendo, lo sentite? Mettiamo la pancetta. Tempo previsto per rosolare tutta quanta la pancetta all'incirca 1 minuto e mezzo, non di più. Mi raccomando, non andate oltre perché se si abbrustolisce poi diventa un po' dura sotto i denti. Aggiungiamo adesso una spruzzata di vino. E facciamo sì che si liberi. Aspettiamo che si ritiri. Vedete che bel colore ha preso la pancetta? Sembra un po' prosciutto cotto visto da così. In realtà invece è pancetta dolce. Aggiungiamo una presa di sale, mi raccomando, non troppo perché il sapore deve essere delicato. Adesso aggiungiamo il formaggio. Sono all'incirca 80 grammi di formaggio. Abbiamo aggiunto la crema di formaggio. Ce ne sono tante in circolazione, dalle più note alle meno note. Ne abbiamo aggiunte all'incirca 80 grammi. Ecco che vado ad aggiungere altri 30 grammi di formaggio. Spento il fuoco. Questa è la nostra crema di formaggio con pancetta. La andremo ad unire alla pasta. Renderla leggermente più cremosa, vado ad aggiungere, bisogna mescolare bene. Questa operazione la faccio a fuoco spento perché il latte, se no, inizia a friggere e si rapprende. Invece lo scopo è che il latte ammorbidisca. Adesso la nostra crema di formaggio e pancetta è davvero pronta. Utilizziamola per condire la pasta. Ho cotto la pasta e adesso la vado a condire con il nostro piccolo sugo di formaggio fuso con la pancetta. Innanzitutto raccolgo un po' di pasta e la metto qua dentro in modo tale che si pulisca bene il padellino. Ecco qui, un piccolo segreto per evitare che rimanga del sugo inutilizzato nella padellina. Poi vado a girare la nostra pasta. Qualora la vedeste troppo dura, cioè troppo secca, potreste aggiungere del latte. Se invece la vedete troppo liquida, va bene così perché tanto nell'arco di poco il formaggio si raffredda e si rapprende. Adesso vado ad impiattarlo. Aggiungo una spolverata di parmigiano e il nostro piatto è pronto. Mi raccomando, mangiatelo col cuore.